Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Pensiero Bianconero. Prima di iniziare, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un like a questo video. Di cosa si parla oggi? Massimiliano Allegri, perché poi alla fine si parla sempre di Massimiliano Allegri, nel bene e nel male, soprattutto nel male, ultimamente, diciamo, da un paio d'anni a questa parte, ma anche prima. Innanzitutto mi scuso un po' per la mancanza degli ultimi tempi, sono dei periodi molto impegnativi e non è facile anche proporre dei contenuti e ragionarci su. Questo però lo volevo fare, ce l'avevo in testa da tempo perché comunque ora abbiamo più o meno, diciamo, la certezza, anche se qualcuno si ostina a dire il contrario, che Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche nella stagione 2023-2024, no? E quindi ora che non c'è più il Tudor italiano, Tizio Caio e Sempronio, è tempo di pensare al prossimo anno. È già iniziato la Juve in America, c'è tanto silenzio, c'è una presa di posizione, secondo me, anche da parte della società. Quantomeno particolare, quantomeno inusuale, poche dichiarazioni o zero, anche Allegri non ha fatto conferenza stampa di presentazione, ok, ritardi aerei, però ancora non ha parlato. Sappiamo che l'amichevole è saltata con il Barcellona, quindi ancora poche parole, anzi zero, di Massimiliano Allegri all'inizio di questa stagione, che poi è iniziata praticamente quasi 2 settimane fa. Non ci sarà l'amichevole di Villarperosa, anche questo è un evento straordinario. Quindi quel mantra del zitti e lavorare sembra che sia davvero in auge questa stagione, no? Però dicevo, visto che probabilmente sarà l'allenatore, anzi sicuramente ormai anche questa stagione, Massimiliano Allegri, volevo ragionare un po' su ciò che può migliorare rispetto all'ultima, anzi le ultime 2 stagioni, no? Ci sono tanti aspetti, ovviamente, non riguardano solo lui, ma anche la Juve, anche i calciatori, la dirigenza, eccetera, eccetera, ma volevo concentrarmi prevalentemente, su Max. Come sapete, non sono un anti-allegriano, diciamo così, però allo stesso modo riconosco dei suoi errori e riconosco che debba migliorare tante, tante cose. Lui, e ripeto, la Juventus. Io ne ho volute segnare tre principali, però partirei con alcune bonus, diciamo, rimaste fuori dal podio, no? Una è che innanzitutto voglio rivedere un Massimiliano Allegri più tranquillo. Ha avuto spesso delle reazioni non da lui, spesso si è lasciato andare a frasi non belle, e quindi spero che si ritrovi un po' quella tranquillità. Anche perché ci saranno meno attenuanti, ci saranno meno scuse, visto che ora una dirigenza bene o male c'è, quantomeno in ambito sportivo con l'arrivo di Giuntoli si è rafforzata e non di poco. Si spera che non ci saranno indagini e penalizzazioni e che la classifica quest'anno sia quella fattuale. E quindi innanzitutto lo vorrei più tranquillo e secondo me questa tranquillità gli può essere data anche dall'appoggio di Giuntoli e della dirigenza. Giuntoli, che ha parlato benissimo di lui, sarà anche in panchina. Giuntoli ha quest'usanza, no? Senza dar consigli, facendosi i fatti suoi, però insomma, comunque è comunque una presenza che ti dà fiducia. Vorrei ovviamente vedere anche qualcosa di diverso sotto il punto di vista del gioco, perché comunque la Juve l'anno scorso non è stata una bella Juve. E mi aspetto anche che Allegri possa proporre qualcosa di diverso. Diverso e nuovo non vuol dire rinnovarsi, come dicono tanti, perché penso che lui e il suo staff ne sappiano di calcio. Questa cosa l'ho sempre detta molto più di tanti pseudo opinionisti, no? Che circolano su internet e quindi sui social. Però proporre qualcosa di nuovo, perché non è mai un aspetto negativo rinnovarsi, senza magari snaturare il suo punto di vista, no? Perché poi se lui vede il calcio in un certo modo, è giusto che porti avanti
anche la sua filosofia. Questi erano, ad esempio, degli appunti, però tre aspetti che voglio sottolineare più importanti, ora ve li elenco. Uno, l'ho sempre detto e lo ripeterò fino alla morte, che sia Allegri, che sia Guardiola, che sia Klopp, che sia un allenatore di Serie D, a questi livelli soprattutto conta tantissimo la preparazione atletica. Quindi io mi aspetto finalmente un cambio di marcia, perché tra adduttori e flessori abbiamo vissuto 2 stagioni con infortuni diversi, ma che hanno inciso tanto, tanto, tanto sui risultati della Juventus. Quindi mi aspetto, spero che da un punto di vista fisico questa squadra possa viaggiare e viaggiare magari a velocità, da crociera. Non avere delle parti in cui sei in grande forma e delle parti in cui non lo sei minimamente. Un esempio che vi posso fare riguardante proprio questa stagione, lui ha fatto determinati filotti in cui sembrava davvero quasi imbattibile, nonostante non giocasse benissimo. Ci sono state le 8 vittorie di fila a cavallo tra il Mondiale e poco dopo, fino alla batosta di Napoli. C'è stata anche una parte tra fine febbraio e marzo in cui la Juve sembrava davvero tosta. Ora ci arriviamo a una partita nello specifico, perché poi voglio sottolineare anche quell'aspetto. Quindi io spero che si riparta davvero con un altro piglio e con un po' più di continuità da un punto di vista fisico e atletico, anche perché fa bene alla mente, e avere tanti infortuni ovviamente compromette una stagione e fa cambiare anche idea a molti. Si parla di gioco quando spesso, secondo me, è molto legato all'aspetto fisico. Il secondo aspetto, in parte l'avevo anche citato prima, però è la comunicazione. Allegri deve tornare a essere maestro in comunicazione, quello del quinquennio, per essere semplici. Non mi dilungo su questo fatto, però voglio rivedere l'Allegri di quei 5 anni, chiaro. Se vince è più facile parlare e fare il fenomeno, tra virgolette. Però voglio rivedere un Allegri che dia sicurezza, perché se lui sbarella vuol dire che cioè dà un segnale alla squadra di debolezza, no? In sostanza. Terzo punto, perché quello che mi ha fatto affezionare tanto a Max nei primi 5 anni, vorrei rivedere un po' di allegrate. Vorrei rivedere, soprattutto nelle partite secche, anche se quest'anno ce ne saranno poche, visto che in Coppa non sappiamo ancora, però non giocheremo match importantissimi, perché no, magari in Coppa Italia nelle partite andata vorrei anche lì un miglioramento. Lui spesso le partite andata le ha sbagliate quest'anno, in Europa praticamente tutte, anche in Coppa Italia poi in sostanza, con l'Inter. Quindi vorrei rivedere quell'Allegri che ogni tanto in qualche partita ci ha ricordato di cosa è capace, no? E infatti torno a quello che vi avevo detto prima, una di quelle partite, mi riferivo a Inter-Juve giocata a marzo a San Siro, dove lui scende schiera, una formazione che per tutti era spacciata, ma a dir poco, e poi in realtà azzecca in toto la formazione e anche le sostituzioni. Quindi vorrei rivedere un Allegri bravo, molto bravo, sulle sostituzioni e sulla lettura delle partite. Staremo a vedere, però è una delle tante cose che mi aspetto. Voi, voglio sapere cosa vi aspettate che possa migliorare, oltre a questo, quello che vi ho già detto. Se vi aspettate qualcos'altro, cosa di questo secondo voi deve migliorare di più? Insomma, fatemi sapere, fateci sapere nei commenti, e vi ricordo, come sempre, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale. Forza Max, forza Juventus, ciao a tutti ragazzi.